Città di Castello inizia il percorso nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, con una mostra a fine estate insieme ai maestri artigiani del territorio e il sogno nel cassetto, dare vita a un museo che rende omaggio alla sapienza antica di una tradizione artistica tra le più importanti in Umbria e in Italia. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale dell'adesione al sodalizio, che raccoglie 45 comuni della penisola riconosciuti dal MISE per la significativa attività nel settore, l'amministrazione comunale ha presentato la prima iniziativa congiunta con gli artisti locali della ceramica, la mostra collettiva Extraterris, in programma dal 22 agosto al 4 settembre a Palazzo del Podestà in Corso Cavour, alla quale parteciperanno Luca Baldelli, Simona Baldelli, Fanette Cardinali, Entropia Studio, Francesco Fantini, Ceramiche Noi e Laboratorio Castello. In questo progetto c'è un gruppo di artisti, appunto industrie artigiani, che si sono riuniti per dare forma ad un'associazione in futuro e che faranno una mostra a settembre al Palazzo del Podestà durante il Festival delle Nazioni, dando luce praticamente a tutte le loro produzioni e realtà per valorizzare appunto la produzione ceramica del territorio. Sì, avere il supporto di tutti, del comune di Città di Castello, anche e soprattutto che vuole valorizzare la produzione ceramica qui a Città di Castello, e quindi li ringrazio perché è un'occasione molto importante per i ceramisti. Gli amministratori comunali si sono detti pronti a lavorare per l'apertura di un museo dedicato alla ceramica, riscontrando l'interesse degli operatori presenti a collaborare nell'ambito della rete che promuoverà le eccellenze artigianali del passato e del presente.